Ciao ragazzi, io sono Carolina. Se non mi seguite già, ho una pagina su Instagram che parla interamente di Formula 1. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i futuri video. Oggi parleremo di crisi finanziaria di Haas vicino all'abbandono? Punto interrogativo. Rimanete collegati perché oggi ho una intro particolare omaggiata da un ragazzo che mi segue, si chiama Cristiano. Grazie Cristiano, questa è la tua intro. Quindi andiamo ad analizzare la situazione della Haas attualmente. Allora, senza ripetere sempre le solite cose, perché l'ho già ripetuto negli altri video, comunque no GP, no soldi per i team. Quindi non ci sono GP che si stanno effettuando e quindi i team sono già in crisi di per sé per questa situazione. Andiamo a vedere un attimino com'è la situazione in casa Haas. Allora, il proprietario di Haas ha garantito che la Haas rimarrà in Formula 1 fino alla fine di quest'anno. Quindi fino alla fine del 2020 la Haas c'è. Con un grande punto interrogativo per il 2021, innanzitutto per diversi aspetti. Numero uno, le prestazioni davvero scarse della Haas. L'anno scorso si sono posizionati noni nel campionato costruttori, l'anno prima ottavi, quindi c'è un grande peggioramento. E soprattutto il fatto dei nuovi regolamenti del 2021, quindi che ora si sono spostati al 2022. E come voi sapete, ne vale davvero la pena per un team come la Haas investire così tanto nel reparto di ricerca e di sviluppo per la loro permanenza in Formula 1? Punto interrogativo. Io vi lascio tanti punti interrogativi, voi diciamo scrivetemi la vostra nei commenti perché voglio sapere cosa ne pensate su questo argomento. Contate anche che tra tutti i team la Haas potrebbe chiudere i battenti prima di altri team e con perdite comunque relative proprio perché sarebbero coperte dal marchio stesso di Haas. Voi sapete che il denaro regna sovrano in Formula 1 come appunto dice Hamilton, perché noi amanti di sport e amanti di Formula 1 ci basiamo solo sulle scuderie, solo sui piloti, non pensiamo all'aspetto economico di questo sport che è principale. E contate soltanto che il 70% degli ingressi di denaro della Formula 1 vengono dati, il 70% vengono dati ai tre team principali, che sono Red Bull, Mercedes e Ferrari, quelli che di solito arrivano in prima linea. E il restante 30% va diviso per tutti gli altri team, quindi voi considerate tutti gli altri team, il 30% è davvero poco. La Haas sono pagati un terzo rispetto a quello che loro investono nel settore della Formula 1, di ricerca, di sviluppo, di tutti gli spostamenti del team, di tutti i manager, di tutti i meccanici, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo a capire quanto per un team come la Haas può davvero valere la pena rimanere in Formula 1 con tutte le spese che ci sono da fare. Ma soprattutto voglio fare un omaggio a Leo Turrini per dire Steiner, lui. Che si incavola sempre tantissimo con i suoi piloti, che a volte combinano anche dei danni tra di loro, appunto in pista. Un As rimarrà o non rimarrà dopo il 2020, quindi dal 2021 in poi? O magari potrebbe anche rimanere nel 2021, dato che le regole, verranno applicate nel 2022. Però, insomma, questo lo verificheremo, voglio lasciare a voi la palla e vi voglio appunto nei commenti per capire cosa ne pensate voi dei futuri movimenti che faranno nel team della Haas, nel team americano Haas. Quindi ragazzi, vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!